Ciao, sono Andrea Daminelli, sono uno dei due fondatori di Daze Technology. Daze Technology è una startup innovativa nata nel 2016. Stiamo sviluppando dei sistemi di ricarica innovativi. Daze Plug è uno dei primi in assoluto sistemi di ricarica automatici conduttivi da sotto il veicolo. La macchina deve essere preparata con una seconda presa. Il device Daze Plug si mette nel garage, si appoggia per terra semplicemente, collegandolo alla corrente. Quando si arriva a casa si parcheggia la macchina e automaticamente il sistema si connette al veicolo. Quando l'auto elettrica arriva sopra il sistema, questa capisce che deve aprire lo sportellino della presa sul veicolo, si centra con la presa, quindi permette alla macchina di essere parcheggiata anche un po' storta, e poi si muove e si connette. Dato che stiamo sviluppando dei sistemi di ricarica innovativi che non esistono sul mercato, per la ricerca e sviluppo ci siamo resi conto che è fondamentale la stampante 3D, perché permette a un'azienda piccola come la nostra di prototipare delle forme, dei meccanismi anche molto complessi, veramente a basso costo. Con la stampa 3D abbiamo sviluppato e prodotto due tipi di componenti, funzionali e delle scocche, delle cover. Fin dai primi rapporti diretti con FILOALFA abbiamo sempre ricevuto non soltanto un prodotto, ma anche un servizio, una piccola consulenza ogni volta. Andando avanti col tempo abbiamo cercato materiali sempre più performanti, abbiamo capito cosa ci serviva più nel dettaglio e abbiamo continuato a usare FILOALFA proprio perché abbiamo visto sono gli unici che offrono certi tipi di materiale fortemente tecnico, fortemente specializzato. Questo ci ha permesso di individuare i due materiali principali che utilizziamo ad oggi, che sono l'Alfa Plus e l'Alfa Pro, e da questi ormai da un po' di mesi non ci spostiamo perché sono esattamente le due migliori soluzioni per i nostri prodotti. Nel frattempo abbiamo sviluppato anche un altro sistema di ricarica, non automatico, questo classico manuale. Questo sistema è una classica wallbox, solo che a differenza di ogni wallbox si trova sul mercato, ha un sistema che permette di regolare automaticamente la corrente in modo tale che quando carichi la macchina non salta la corrente a casa. Probabilmente nel caso di Dazebox la stampa 3D è stato un contributo ancora più importante. Da quando abbiamo avuto l'idea di sviluppare questo prodotto, in circa 4 mesi siamo arrivati ad avere praticamente il prodotto finito, funzionante e utilizzabile ogni giorno. Questo senza la stampante 3D sarebbe stato veramente difficile. Dopo tutta questa prototipazione, finalmente nell'ultimo periodo abbiamo avuto anche certe soddisfazioni. Per esempio, una delle ultime è che uno dei nostri sistemi di ricarica da sotto la macchina e uno di quelli classici sono al Politecnico di Milano. Potremmo avere la possibilità di portare il nostro tipo di caricatore come standard per i futuri veicoli, le future auto elettriche nei prossimi 5-10 anni. Il nostro obiettivo, quasi un po' come un sogno, è quello di vedere in futuro quasi tutte le auto con il nostro sistema di ricarica a casa. Vederlo in giro nei parcheggi ci darebbe molta soddisfazione.